Il riccio incazzato. Uomo, conosci te stesso. Sull'entrata del tempio dell'oracolo di Delfo si legge una scritta che avverte l'uomo, che va a chiedere consiglio, che prima di ogni altra cosa deve conoscersi e riconoscersi. E da allora la filosofia e la scienza hanno consumato i secoli in questa estenuante ricerca. La più difficile che l'uomo ha intrapreso dalla sua evoluzione in animale senziente ad oggi. Le sacre ed ancora inviolate domande chi sono e verso quale destino vado hanno una risposta oscura ed incomprensibile come le sentenze della Sibilla stessa. Ma oggi si apre uno spiraglio inatteso che getta su alcune zone oscure del mistero con la M maiuscola, una luce vivida e fredda tipica dei laboratori di ricerca. Svelare questo mistero è anche a buon mercato. Con $1000 avrai a disposizione un tabulato in cui si descrive la tua esistenza, da dove vieni, come sarà il tuo futuro, conoscerai in maniera approfondita il tuo processo vitale dal giorno della nascita al giorno della morte. Sembra quasi che abbiamo mangiato il frutto proibito quello che i nostri progenitori assaggiarono e che gli donò l'abbandono del paradiso terrestre. Ora la scienza e la tecnologia ci regala, su un piatto d'oro, il frutto non più proibito della conoscenza. Del DNA anche un bambino ne ha conoscenza, l'uso nella criminologia e nella ricerca medica è cosa nota, ma tutto questo fino ad ora è stato rinchiuso negli angusti laboratori della scienza applicata lontano da occhi indiscreti. Ora tutto avviene alla luce del giorno e chiunque ne può usufruire come un qualsiasi servizio pubblico. Fino a poco tempo fa una scansione del DNA avveniva in una settimana circa al costo di $5,000-$10,000, ora con la realizzazione di un nuovo sequenziatore, lo Ion Proton del costo di $150,000 e grande come una comune stampante laser, tutto il processo di decodifica si realizza in 24 ore e con il costo contenuto di $1000 appena. Ora sarà possibile, per chi lo desidera, la conoscenza dettagliata dei suoi geni e degli aspetti più reconditi della propria vita. Ma l'avviso della Sibilla di conoscere se stessi ci dice che l'uomo non è composto solo di quella parte fisica di cui il DNA ci traccia una mappa perfetta, ma in noi conserviamo una componente che non è ancora svelabile e trascrivibile su un foglio A4. La nostra etica e la nostra filosofia morale vede questa possibilità che ci è data di sapere, sotto il divario che c'è tra il bene e il male. Certamente sotto l'ala del bene molte sono le possibilità positive che ci consentono la decodifica della spirale della vita. Per esempio la conoscenza della propensione a certe malattie genetiche permette un piano di prevenzione efficace con notevoli risparmi in costi di pubblica sanità. Ma la conoscenza del genoma può indurre a grandi speculazioni, specialmente nel campo delle assicurazioni e del lavoro, perché diventa una notevole discriminante nell'accendere polizze o nell'assunzione di personale. L'elenco delle voci positive e negative è lungo. Si deve considerare anche i problemi relativi alla privacy. A valle di questa conoscenza, alla portata di tante persone, non si deve dimenticare che deve esserci un apparato analitico estremamente qualificato ed ad oggi la figura del consulente genetico non ancora capillarmente diffusa e si deve calcolare nel costo globale della decodifica del DNA anche il costo del consulente. La facilità di cadere nelle mani di sedicenti genetisti è grande ed una interpretazione errata può creare in noi invece che conoscenza e serenità l'inferno in terra. Il pericolo dell'albero della conoscenza è ancora attuale. Il riccio preferisce alla scienza l'incoscienza di una vita da sorseggiare giorno dopo giorno come un buon vino.